Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Diamo uno sguardo insieme, come di consueto, alle curiosità di questa puntata. Nel 1978 l'elezione di Giovanni Paolo I. Un papa in anticipo sui tempi, la cui spinta riformatrice fu arrestata però da un destino avverso. È l'immagine comune che fedeli, studiosi e opinione pubblica conservano di Albino Luciani. Le riforme annunciate da Giovanni Paolo I però non poterono vedere la luce. Dopo appena 33 giorni di pontificato, morì stroncato da un infarto. Ricordato come il papa del sorriso, Giovanni Paolo I fu l'ultimo pontefice di nazionalità italiana. Non puoi scoprire nuovi oceani fino a quando non hai il coraggio di perdere di vista la spiaggia. Oggi vediamo il significato di un famoso detto veneziano, ovvero duri i banchi. L'espressione nasce durante l'epoca della Serenissima, quando durante le battaglie di difesa o di conquista in mare, nel momento prima di sparare cannonate o di speronare una nave, ai rematori delle galee veniva intimato dal ponte di comando duri ai banchi per avvertirli di mollare la presa ai remi e di tenersi saldamente ancorati alle panche in vista dell'imminente impatto. Nel tempo questo modo di dire è stato usato nei momenti di difficoltà come forma di incoraggiamento e supporto morale e sta a significare quindi tieni duro, non mollare. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.